Scusa. Un grave passo falso, un errore istituzionale, lo ha detto Raffaele Cantone dell'Anticorruzione, riferendosi alla decisione del presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, che venerdì scorso ha pubblicato la lista dei cosiddetti candidati impresentabili, tra cui anche il presidente eletto della Campania, Vincenzo De Luca. Cantone si è soffermato su quello che potrà succedere con l'applicazione della legge Severino, che creerà un'impasse giuridica inedita. Secondo il magistrato non è scontata l'interpretazione secondo cui De Luca debba essere sospeso subito dopo la proclamazione. Pensa invece che la questione, oltre ad essere controversa, propone spunti stimolanti dal punto di vista legislativo. Gli articoli 7 e 8 del decreto, nota come legge Severino, prevedono infatti la decadenza o la sospensione, e quest'ultimo interviene nei casi in cui l'amministratore abbia subito una condanna che però non è passata in giudicato, proprio come per De Luca, condannato in primo grado per abuso d'ufficio. In altri termini, se si sospendesse subito, senza consentire ai consiglieri eletti di insediarsi e al Consiglio di funzionare anche in rapporto alla Giunta, bisognerebbe dichiarare lo scioglimento del Consiglio per impossibilità di funzionamento, e la sospensione prevista dalla Severino, che ha una funzione di natura cautelare e un carattere provvisorio, diventerebbe di fatto una decadenza. Sulla Bindi, Cantone parla di un presidente della Commissione Antimafia che, nonostante non avesse una specifica esperienza, stesse facendo benissimo il suo lavoro, con quella capacità di impadronirsi degli argomenti e della complessità dei nodi che è propria dei politici di alto livello. Ma questa vicenda degli impresentabili è stato, ha detto Cantone, un grave passo falso, un errore istituzionale.